Un tempo per uno nel recupero del Mario Matteini di Terranuova Bracciolini tra Aquila, Montevarchi e Bucinese. In realtà la formazione casalinga era quella di mister Coppi, che in avvio sceglie un assetto particolarmente offensivo. Lo stesso per Atos Rigucci, gran pubblico sugli spalti, oltre 800 persone, grande rappresentanza da ambo i fronti, presenti in massa anche i tifosi organizzati della Curva Sud Farolfi. Nel primo tempo meglio il Montevarchi, classica gara dai due volti. Al 12esimo, esso sì, per la Scheb il tiro è alle stelle, è il preludio al vantaggio del Montevarchi, che arriva al 18esimo su calcio di rigore dal limite. Calcia Monaci forte, il braccio largo è dell'ex Fria, uno dei tanti ex, e l'arbitro Landucci di Pisa indica il dischetto. La Scheb alla battuta, come domenica scorsa con il Porta Romana, intuisce Pelliccio, tocca, ma la sfera si insacca. 1-0. Si fa viva la formazione bucinese al 26esimo con Sacconi, che si gira e mette a lato, ma al 37esimo Monaci di testa, per poco non trova il pertugio giusto per il 2-0. Al 46esimo pieno recupero, Regoli in bello stile para Matteo Coppi, il portiere montevarchino omonimo del tecnico della Bucinese, che nella ripresa fa sua la partita, nel senso che trova il pareggio con merito. Prima un'iniziativa di Prosperi, migliore in campo, con Coppi che devia dalla bandierina al 12esimo. Al 15esimo Sacconi, e Coppi è pronto alla respinta. Il gol del meritato pareggio bucinese arriva al 23esimo, lo trova lui protagonista nel bene e nel male, Andrea Frio, che risolve un'azione in mischia con un destro che non dà scampo al portierino Aquilotto, che una manciata di minuti dal termine salva il risultato sull'incornata di Pavani. Un Montevarchi che rischia grosso e alla fine va pure bene il risultato di parità.